Di fare la relazione introduttiva che farà la compagna Maria Carla Baroni, che è presidente del comitato regionale. Diamo un attimo la parola per un saluto a Roberto Cenati, presidente dell'ANPI, perché ha altri impegni e deve purtroppo andare via. Quindi anticipiamo il saluto dell'ANPI, visto che purtroppo siamo anche in ritardo sull'orario previsto, in modo che poi il compagno possa andare dove ha le altre iniziative. Vi ringrazio per l'invito e riporto un saluto dell'ANPI provinciale di Milano. Mi scuso perché poi devo lasciare questo il vostro assemblea, questo vostro convegno, ma devo dire che condivido i passaggi del vostro documento, soprattutto quello nel quale si pone l'accento sul fatto che siamo di fronte ad un manifestarsi di guerre in diverse parti del mondo, dal Medio Oriente al Nord Africa. La resistenza italiana ed europea sono state, me l'avevo detto Nori Pesce tante volte, una guerra alla guerra, una guerra perché non ci fossero più guerre nel mondo. Oggi invece siamo di fronte al ripresentarsi di conflitti molto sanguinosi che hanno determinato e stanno determinando il fenomeno ormai epocale di un esodo di milioni di persone che stanno fuggendo dalla guerra e dalla fame e che cercano rifugio in Europa, che però si dimostra incapace di accogliere milioni di disperati che fuggono da queste tragedie. E questa è l'Europa, certamente questa è un'Europa che sembra solo capace di erigere fili spinati e reticolati. Non è questa l'Europa che volevano i resistenti italiani e i resistenti europei. Non è questa l'Europa che era sorta dalle ceneri della prima e della seconda guerra mondiale. Quella era un'Europa che voleva guardare alle sofferenze della gente e dei popoli. Un'Europa che aveva il compito di combattere i germi del nazionalismo che furono alla base della prima e della seconda guerra mondiale. Ora siamo di fronte invece ad un'Europa nella quale il nazionalismo si sta ripresentando, assieme adesso la xenofobia, il razzismo e il populismo. Abbiamo anche la presenza di formazioni pericolosamente neonaziste, neofasciste, che si stanno presentando con forza in alcuni paesi come l'Ungheria, la Grecia, la Francia di Le Pen, ma anche nel nostro paese, anche a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, abbiamo la presenza di formazioni che si richiamano al neofascismo. E questo è un primo problema gravissimo che noi dobbiamo tenere presente e affrontare e che l'ANPI ha tra i suoi prioritari obiettivi, quello della difesa della democrazia e della difesa contro i rigurgiti neofascisti, neonazisti e contro questa deriva xenofoba e razzista. Ma l'ANPI è impegnato in queste settimane, in questi mesi, nella difesa della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. La Costituzione è l'eredità più preziosa che noi abbiamo ricevuto dalla Resistenza. E compito dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia è quella della difesa della Costituzione, che è minacciata da una revisione costituzionale. Io non la chiamo riforma perché nella parola riforma c'è una valenza positiva. Questa revisione costituzionale non ha niente di positivo, ma tende assieme alla legge elettorale ad uno stravolgimento della Costituzione repubblicana e della democrazia. Nei momenti più gravi che la società europea e italiana
stanno correndo, hanno incontrato nel passato, lo diceva il cancelliere Willy Brandt nel 1969, nei momenti difficili della nostra società occorre rafforzare la democrazia, occorre dare spazio alla parola dei cittadini, occorre incoraggiare la partecipazione. Noi invece ci troviamo di fronte ad un restringimento della democrazia. Se dovessero andare in porto la revisione costituzionale attraverso il referendum e la legge elettorale, avremmo un restringimento pericoloso degli spazi della nostra democrazia. E la tesi più volte sostenuta che sta alla base del processo di revisione costituzionale è che la nostra Costituzione non sia più adeguata allo spirito dei tempi e alla necessità di efficacia e rapidità delle decisioni che il sistema richiede. Cioè la Costituzione dovrebbe rispondere con una velocizzazione e una verticalizzazione del potere nelle mani dell'esecutivo ai bisogni della finanza e dei mercati. Ed è una tesi non lontana da quello che sosteneva la banca Morgan, nella quale si diceva che i rimedi per l'Europa dovevano essere l'abolizione delle costituzioni troppo democratiche, troppo antifasciste, della fine della divisione dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario e nel restringimento dei diritti dei lavoratori. Tra le altre cose che noi sentiamo dire quasi quotidianamente dal governo è che questa revisione costituzionale avrebbe come fine la stabilità. E noi, questo ritornello della stabilità continua a ripetersi quasi quotidianamente. Ma noi riteniamo che la stabilità non deve essere un valore, un bene assoluto, ma il governo deve essere giudicato in base alla politica, non alla sua durata. Credo che questo sia uno degli elementi che devono rafforzare le nostre argomentazioni in questa campagna referendaria. Non la vorrei fare troppo lunga perché penso che voi conosciate molto bene quello che è il processo di revisione costituzionale. Noi avevamo detto come ANPI che siamo anche favorevoli a un superamento del bicameralismo perfetto, ma questo a condizione che il Senato venisse eletto direttamente dai cittadini e non venisse nominato dai consigli regionali. Sarà un Senato formato da 74 consiglieri regionali, da 21 sindaci, che non si sa bene da chi saranno nominati, e da 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Quindi un Senato non elettivo che comunque avrà alcuni poteri importanti. Non rinuncerà al processo legislativo e avrà poteri importanti come la revisione costituzionale, l'elezione del Presidente della Repubblica, l'elezione di 2 giudici della Corte Costituzionale. Ma dicevo che l'altra cosa, e poi concludo, sulla quale bisognerà fare una battaglia, è che non è vero che rivedendo la seconda parte della Costituzione in modo consistente, qui vengono toccati 48 articoli della Costituzione repubblicana, la revisione della seconda parte non abbia un impatto sulla prima parte della Costituzione. Mi riferisco, faccio un esempio di quanto dice l'articolo 3 della Costituzione repubblicana. L'articolo 3 è uno degli articoli forse più importanti della Costituzione, nel quale si dice che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine sociale per dare ai cittadini una vita dignitosa, ma si dice anche che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli per consentire ai lavoratori, e qui c'è un riconoscimento del grande ruolo che ebbero il movimento, la classe operaia e i lavoratori dei grandi scioperi del marzo 43-44, che deve rimuovere gli ostacoli che impediscono ai lavoratori di partecipare attivamente alla cosa pubblica. C'è quindi un'idea di democrazia contenuta nella Costituzione che è fondata sulla partecipazione.
Questa idea della democrazia partecipativa confligge, a mio avviso, con quanto prevede il disegno di legge, la revisione costituzionale prevista dal governo, che invece provoca un accentramento dei poteri sull'esecutivo. Quindi questa seconda parte va a confliggere con i principi fondamentali. Ma il grosso conflitto deriva anche dal fatto che l'articolo 1 della Costituzione Repubblicana dice che la sovranità appartiene al popolo. Beh, l'intreccio tra revisione costituzionale e Italicum, che dà un grande potere a quella lista che avrà raggiunto in prima battuta 40% dei consensi e avrà un premio di maggioranza eccessivo, 54% dei seggi, o quelle due liste che andranno al ballottaggio senza avere una soglia minima, quindi un partito che può avere il 18-19% potrebbe avere addirittura il 54% dei seggi. Quindi in questo caso il partito del Presidente del Consiglio avrebbe il potere di governare sull'intero paese. Beh, dicevo, in questo modo l'articolo 1 della Costituzione Repubblicana verrebbe a svanire, la sovranità non sarebbe più una peculiarità del popolo, la sovranità non apparterebbe più al popolo, ma la sovranità apparterebbe al governo, a quella lista governativa che potrebbe vincere le elezioni. Ecco, quindi questi sono i pericoli che noi abbiamo di fronte, i pericoli di uno stravolgimento della nostra democrazia, i pericoli di uno stravolgimento della Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza. E contro questi rischi l'ANPI si sta battendo, ha deciso nella sua seduta del 21 gennaio del 2016 a grande maggioranza di partecipare ai comitati per il no alla revisione costituzionale e al comitato per il sì per l'abrogazione di due quesiti della legge elettorale, e sarà questa una campagna molto impegnativa, perché se voi leggete il titolo del disegno di legge Boschi vedete che nel sottotitolo si parla di progetto per ridurre i costi della politica. Questo sarà uno dei cavalli di battaglia del governo, quello di ridurre i costi della politica, tagliando solo il Senato, fra l'altro, e non la Camera dei Deputati, non si capisce perché si deve risparmiare soltanto sul Senato, ma questo è un argomento che rischia di fare presa sulla gente in una situazione in cui l'allontanamento dei cittadini dalla cosa pubblica per gli scandali ormai quotidiani ci vengono proposti dall'alto sta diventando un problema di grande entità. Ecco, concludo con questo. Io credo che il paese non lo si possa, sia sbagliato ritenere di poterlo cambiare modernizzando, io dico stravolgendo la Costituzione Repubblicana. Il paese lo si cambia attuando la Costituzione Repubblicana nata dalla Resistenza. Resistenza che vide uomini e donne che vi parteciparono attivamente, donne che si conquistarono il diritto di voto partecipando anche come dirigenti nella guerra di liberazione. E il 2 giugno noi abbiamo ricordato il 70° anniversario della scelta per la Repubblica e per il voto alle donne. Beh, io credo che la carta vincente sia quella di cambiare, di attuare finalmente la Costituzione Repubblicana a partire dall'articolo 1 che dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Questo deve essere il nostro
cavallo di battaglia di tutti noi per convincere chi non ha ancora compreso la portata di quanto sta accadendo, che se si tocca la Costituzione Repubblicana, la seconda parte, si vanno a intaccare quei principi fondamentali che sono alla base della nostra democrazia. Grazie e buon lavoro a tutti. Di cui condividiamo totalmente l'intervento e, come anche lui diceva, riteniamo anche noi che il referendum di ottobre sarà un momento chiave per la democrazia nel nostro paese e per la possibilità nel nostro paese di esercitare una rappresentanza democratica e anche di tutela degli spazi democratici che la Costituzione finora ci ha garantito, ma che sono sempre più messi in discussione, sono stati in parte anche erosi e che subirebbero in quel caso un arretramento enorme. Quindi noi saremo impegnati al massimo con il nuovo partito che andiamo a costruire per dare il nostro contributo nella campagna per il referendum e per portare gli italiani a votare contro questa manovra che io non esito a definire autoritaria e reazionaria, perché in realtà non c'è niente di nuovo in questa modifica costituzionale, anzi c'è un ritorno a elementi vecchi della politica che addirittura non stanno neanche nella seconda parte del Novecento, stanno nella prima parte del Novecento, quindi situazioni sociali molto più vecchie da ritrarre. Quindi ringraziamo moltissimo Cenati per il suo intervento, cercheremo di fare tutto il possibile per sostenere la campagna per il no alla controriforma costituzionale e per il sì al referendum sull'Italicum, che è l'altro aspetto. Qui alla presidenza accanto a me c'è il compagno Edoardo Castellucci per il coordinamento nazionale dell'associazione Ricostruire il Partito Comunista, la compagna Maria Chiara Baroni che adesso farà la relazione introduttiva, l'ho già presentata prima, poi c'è il compagno Lombardi Lamberto di Brescia e il compagno Cosimo Cerardi di Varese. Do quindi subito la parola, visto che siamo anche in ritardo coi tempi, alla compagna Maria Carla Barone per la relazione introduttiva.